Buonasera. Caso di positività a Chiaravalle. Ieri sera una persona giunta da fuori regione ha presentato un malessere. Attraverso il 118 è stata portata al pronto soccorso di Catanzaro, del Pugliese Ciaccio, e lì è stato effettuato un tampone di controllo ed è risultata la positività. La persona interessata è ricoverata al momento presso il reparto di malattie infettive del Pugliese Ciaccio. L'amministrazione comunale ha avviato la tracciabilità per quanto riguarda i contatti sociali e al momento risulta come contatto solo ed esclusivamente il contatto con la propria famiglia, quindi con la propria moglie. E abbiamo emesso ordinanza di quarantena e la signora verrà posta a controllo attraverso il Dipartimento di Prevenzione che è stato allertato della vicenda. Questa è la situazione al momento, quindi si stanno facendo tutte le varie procedure del caso specifico per quanto riguarda il rintraccio eventuale dei contatti, che al momento riguardano solo ed esclusivamente il contatto con la propria famiglia. Prima settimana di lavoro che volge al termine per il Volley Soverato e finalmente ai nostri microfoni c'è anche coach Bruno Napolitano. Terza stagione consecutiva in riva allo Ionio, una squadra ampiamente rinnovata, un roster molto giovane, ma abbiamo già notato in queste prime sedute di allenamento anche grande entusiasmo. Diamo spazio a quelle che sono le vere protagoniste della stagione, noi ci mettiamo di lato, quantomeno di lato, poi vediamo quello che succede. Sì, siamo contenti tutti perché insomma, dopo la fine così inaspettata della stagione l'anno scorso, l'averla resettata, poi quell'amaro in bocca dell'ultima partita contro Trento, insomma una serie di cose per cui eravamo tutti impazienti di ricominciare, tutti, me per primo. Da questo punto di vista veramente devo ringraziare la società perché ha fatto uno sforzo, veramente uno sforzo enorme nel darci la possibilità di cominciare così tanto prima. Come ho detto, come ho spiegato alla società e come ho detto alle ragazze, era necessario perché c'era un problema di feedback sulla palla dopo 5 mesi di inattività, un problema di condizione fisica, per cui nonostante sia molto complicato qui a Soverato ci siamo riusciti e sono sicuro che è una di quelle cose di cui trarremo beneficio l'inizio, diciamo, anticipato della preparazione. E proprio a questo mi volevo legare, situazione nuova non solo per la squadra ma anche per lo staff tecnico che deve praticamente programmare una stagione anomala perché non si era mai verificato prima di partire così presto, un campionato che comincerà prima del solito, quindi anche per voi un lavoro da strutturare in maniera diversa per l'intero staff tecnico, il preparatore atletico. Ma ripeto un po' quello che insomma ho espresso in altre occasioni, questo sarà un campionato in cui alla fine chi avrà capacità di adattamento superiore agli altri potrà trarre benefici in termini di risultati. Sicuramente il lavoro dello staff, quindi dello staff tecnico, avrà un peso specifico importante perché l'organizzazione del lavoro in un macro periodo diventa più importante, perché ci sarà da adattarsi a tante situazioni, per cui da questo punto di vista è molto stimolante per noi perché si tratterà proprio di mettere sul tavolo tutta la nostra esperienza, la nostra capacità tecnica, la nostra capacità di gestire il gruppo, la sensibilità, perché sai, quando cominci a lavorare il 23 luglio c'è anche tanta sensibilità nel capire fin dove spingersi, come spingersi per gestire questo lungo periodo, il caldo, le situazioni insomma che girano intorno a quello poi che è il campo. Quindi da questo punto di vista ci vorrà tanta attenzione nelle cose. Però questo è un gruppo che secondo me nasce bene perché se devo fare riferimento agli ultimi due anni è un po' il mix tra il primo anno e il secondo anno, c'è tanta gioventù, i 4-2001, il 2099, ma anche la giusta esperienza, abbiamo un opposto di ruolo, quindi secondo me c'è un giusto mix anche con una, insomma, le 12 giocatrici tutte quante capaci di, sono convinto che potremo fare un 6 contro 6 molto competitivo, c'è un mix giusto, dobbiamo essere bravi anche noi, molto bravi a mettere bene insieme gli ingredienti.
Si stanno definendo i due gironi di questa Serie A2 2020-2021. Possiamo dire che il Volley Soverato, in virtù del lavoro svolto negli ultimi due anni e in virtù del roster costruito quest'anno, ha tutte le carte in regola comunque per recitare un ruolo da protagonista. Sì, sono convinto del fatto che gli ultimi 15 anni insomma, che faccio la Serie A2, secondo me questa Serie A2 il livello mi ricorda tanto il livello dell'anno in cui ero a Milano, quindi parliamo di 7-8 anni fa, con tante giocatrici importanti, vedi Papa, vedi Spirito, vedi Tirozzi, che per una serie di situazioni si sono ritrovate in A2. Questo alzerà tanto il livello, più una serie di giovani che escono da Club Italia o comunque dal lavoro di Volleyro, che hanno acquisito esperienza, qualcuna anche in questa squadra, quindi nel Volley Soverato. Per cui sono convinto che sarà un campionato da due di livello mediamente più alto rispetto a quello degli ultimi anni, con campi difficili, per cui sai, bisogna essere molto bravi. Noi sicuramente dobbiamo mettere a frutto l'esperienza che abbiamo acquisito in questi ultimi due anni, ma poi parliamo di una città che fa la Serie A2 da 10 anni, quindi non ci sentiamo i favoriti, su questo è ovvio, perché ci sono squadre meglio allestite di noi, però ci sentiamo capaci di recitare un ruolo da protagonista come abbiamo fatto negli ultimi due anni. Poi come al solito sarà il lavoro che andiamo a fare che ci dirà insomma quanto bene possiamo fare. Chiara Riparbelli è una delle tre conferme del Volley Soverato 2020-2021, è una delle tre colonne portanti di questa squadra che andrà ad affrontare questo nuovo campionato, una squadra rinnovata, molto giovane, ma abbiamo già visto in questa prima settimana di lavoro grande entusiasmo anche delle nuove. Questo sì, ovviamente la riconferma è stata, non voglio dire una sorpresa, però comunque diciamo un motivo molto di orgoglio, e comunque sapere che sono appunto un pilastro di questa nuova squadra rinnovata è un motivo di molto molto orgoglio. E comunque il gruppo in questi giorni sta lavorando molto duramente, stiamo lavorando e c'è già molto affiatamento, anche il fatto che comunque adesso stiamo abitando tutti insieme, stiamo facendo molto gruppo e niente, si prospetta una stagione interessante secondo me. Sarà una stagione anomala per via anche della partenza anticipata, per via della chiusura anticipata del vecchio campionato, quindi una situazione nuova anche per voi, però dobbiamo dire che la squadra sta lavorando già in maniera molto intensa e determinata, insieme a te Bortoli e Mason, altri due importanti conferme per guidare questo gruppo che ha sì molti elementi giovani ma anche degli elementi esperti che possono dare una grande mano. Allora c'è da dire che l'amaro in bocca per come si è conclusa la scorsa stagione c'è, su questo purtroppo non ce lo può togliere nessuno, però forse questo ci dà un po' la voglia in più di fare le cose anche meglio e riscattare quello che magari ognuna di noi non è riuscito a prendere la scorsa stagione. Cominciare prima è ovviamente un po' difficile perché comunque adesso con il caldo cominciare a luglio dopo 5 mesi ferme è tosta, però stiamo tutte facendo un buon lavoro anche grazie ad Andrea, Bruno, tutto lo staff che comunque ci segue, sta riuscendo comunque a tenerci in forma anche nonostante siano passate solamente una settimana e mezzo, sto molto bene. Ti accingi a vivere la tua terza stagione consecutiva qui a Soverato, le sensazioni, tu che hai vissuto anche due stagioni molto intense, le precedenti, sempre gli ordini coach napoletano, le sensazioni su questo avvio di questa terza stagione qui? Allora, sì, tre stagioni, questa è la terza stagione, e ovviamente fare dei confronti è sempre difficile perché ogni stagione è a sé stante, ogni squadra è diversa l'una dall'altra. L'unica cosa che posso dire è che sono molto contenta che oltre me siano rimaste anche Laura e Chiara, perché avere una sorta di continuità nel gruppo aiuta anche quelle nuove a far capire meglio, comunque a fare già un po' più squadra, quindi le ragazze sono tutte molto, molto carine, molto attente, con tanta voglia di lavorare dalla prima all'ultima, quindi penso e spero che faremo bene. Federica Piacentini, giovanissima centrale del Volley Soverato, prima stagione qui, iniziata la preparazione precampionato, subito una prima settimana intensa di lavoro, le prime sensazioni, le prime impressioni sull'ambiente e le nuove compagne. Allora, l'ambiente è spettacolare, vabbè, il clima altrettanto, e penso che siamo un bel gruppo, davvero, a parte le poche occasioni che abbiamo avuto di lavorare tutte insieme, perché alla fine abbiamo spesso fatto lavoro a piccoli gruppi, però secondo me abbiamo tanto entusiasmo e tanta voglia di lavorare e di collaborare insieme, quindi penso che si possa fare un gran bel lavoro.
A dispetto della tua giovanissima età, vieni da un club molto importante con una grande tradizione e ci si aspetta comunque molto da te. Le tue sensazioni a contatto con il nuovo staff tecnico, la nuova squadra, è una squadra che ricordiamo per 9 dodicesimi è nuova, ma che ha comunque 3 punti fermi per dare un po' continuità alle ultime 2 stagioni dove la squadra di coach napoletano ha comunque disputato ottimi campionati. Certo, hanno fatto molto bene, ho visto appunto nelle precedenti stagioni e mi trovo benissimo con tutto lo staff, anche loro super disponibili e stiamo cercando davvero di rendere un gruppo coeso il più possibile e secondo me appunto saranno fondamentali Chiara, Mason, Riparbelli e Laura perché sono le colonne portanti diciamo di Soverato, quindi secondo me sì, c'è tanta possibilità di fare molto bene. Come te lo aspetti questo campionato di Serie A2 diviso in 2 gironi che ha comunque delle squadre importanti con dei roster importanti? Sarà una stagione un po' un anno zero per tutti visto che si viene da tanti mesi di inattività, quindi ripartire non sarà facile. Sarà una stagione molto competitiva sicuramente, partiremo tutti a 1000 con tanta voglia di vincere perché dopo mesi e mesi di stop chiaramente con anche tanta difficoltà dovuta alla mancanza chiaramente della fase di gioco che per quanto possa essere creata e ripetuta in allenamento non è come quella delle partite, però cercheremo di dare il massimo possibile ovvio. Le vigne coltivate secondo i principi di biodinamica, la fermentazione spontanea delle uve, i numeri di bottiglie contenuti per avere il massimo controllo sulla genuinità. È naturale, senza compromessi, il vino che i fratelli Lolli fanno nell'omonima cantina fondata 10 anni fa a Piglio, sulla strada del Cesanese. La nostra azienda si poggia su una famiglia da secoli di produttori di vino. Mio bisnonno, mio nonno, mio padre hanno sempre prodotto vino. Ovviamente in modo artigianale, senza le tecniche di adesso, e facevano degli ottimi vini. E poi noi siamo subentrati noi, abbiamo rilevato la società di papà e abbiamo costruito la cantina. Dopo 5 anni la conversione al biodinamico e quindi i primi vini naturali. Questo cesanese viene fatto così, coltivato biodinamico, quindi senza diserbanti, senza anticrittoamici, senza chimica, pulito. Con il 500 e il corno silicio che è un arricchitore di fotosintesi clorofilliana che va dato in un determinato periodo dell'anno, primavera. E poi arriva questo vino in cantina completamente sano, privo di qualsiasi fattore esterno di chimica, viene in cantina e viene lavorato. Prima della vendemmia, 3 giorni prima, si fa un piede di fermentazione di 40 kg, pigiato a piedi con 4 grammi di metabisolfito ad ettolitro come quantità e comincia la fermentazione di questi 40 kg 3 giorni prima della vendemmia, quindi è fantastica, parte una piccola particella di fermentazione. Oggi le etichette sono 5, 2 bianchi, 1 rosato e 2 rossi, tutte dedicate alla località dove la famiglia da sempre coltiva le viti. È un terreno molto argilloso, molto forte, molto ricco di sostanza. Era un terreno generoso, perché parliamo fondamentalmente di un terreno che sta nella località Gricciano, da cui poi noi abbiamo preso il nome Gricciano sulle nostre bottiglie. Le uova fresche, biologiche, da galline lasciate libere al pascolo per incentivare il benessere e integrare la dieta con ciò che la terra offre spontaneamente. Sono ciò che distingue la fattoria Cupidi, azienda agricola da 150 anni nella località Vignarola, oggi parte del biodistretto della Vala Merina, che da circa 20 anni ha virato verso l'allevamento avicolo. La nostra è un'azienda familiare e prima di essere agricoltori e allevatori siamo persone che vivono in questa terra, in questo luogo, e quindi prima ci siamo innamorati di tutto il contesto e poi abbiamo sempre pensato a mantenerlo. Mantenerlo vuol dire fare agricoltura biologica e quindi renderci sostenibili al massimo e allo stesso modo trattare gli animali e pensare al loro benessere, perché il loro benessere si rispecchia poi sulla qualità delle uova. Questo si traduce in un allevamento biologico che produce i propri mangimi, autosufficiente anche a livello energetico, dove le galline, dopo aver deposto, possono scegliere di riposare all'ombra di un fico o pascolare in un ampio noceto. Il modo di vivere della gallina e ciò che mangia determinano le caratteristiche dell'uovo.
Quindi in questo caso noi abbiamo uova innanzitutto irregolari, sia per forma sia per calibro, e abbiamo anche delle irregolarità nella pigmentazione, poiché il pigmento è soltanto naturale, quindi viene dai cereali, ma poi a seconda di ciò che loro mangiano anche nei pascoli abbiamo delle caratteristiche differenti. Quello che ci dicono tutti i consumatori e che osserviamo anche noi è che il sentore di uovo e di albumina è assolutamente leggero. Quindi è davvero piacevole, insomma, mangiare le uova senza avere quel retrogusto troppo acuto. E ciò me lo fanno notare soprattutto, per esempio, quando si fanno le preparazioni come le creme oppure il tiramisù, oppure anche per esempio nelle preparazioni come le frittate, le uova sode, il sentore di uova è veramente leggero. La fattoria è anche una scuola di buone pratiche agricole, visitata durante l'anno da famiglie e scolaresche. Abbiamo spesso gruppi, famiglie e scolaresche. Intorno a tutte ciò che sono le attività aziendali sono stati costruiti dei percorsi e ogni percorso è studiato in maniera differente a seconda dell'età, dall'asilo fino all'università. Dall'informatica all'agricoltura il passaggio è semplice, basta avere le idee chiare. Lo sa bene Antonella Finocchi, che dopo una carriera nel mondo del codice binario è diventata imprenditrice agricola fondando a Caprarola, accanto alla riserva naturale del Lago di Vico, l'azienda Sapori di Ieri, dedicata alla trasformazione di frutta e ortaggi tipici. Questa azienda si chiama Sapori di Ieri. L'intento è quello di realizzare prodotti che siano fatti con la lentezza giusta e necessaria per fare prodotti come si facevano una volta. Noi coltiviamo la terra a mano, quindi tutto l'orto è coltivato a mano e quello che realizziamo lo facciamo in maniera artigianale, quindi tutte le lavorazioni sono fatte manualmente. I miei prodotti sono frutto della mia creatività, io ho voluto guardare un po' come era fatto il mercato e fare tutte cose completamente diverse. Il primo prodotto che ho realizzato è stato un prodotto che si chiama Erbe Magiche, ed è un mix di erbe aromatiche, hanno la particolarità di essere macinate fresche. Dopo questo primo prodotto abbiamo invece cominciato a dedicarci alle nocciole, quindi a tutta una serie di prodotti da forno realizzati con le nocciole, e in particolare, siccome le nocciole vengono quasi sempre declinate dolci, in realtà noi ci siamo dedicati molto all'aspetto salato, e quindi abbiamo realizzato nocciole salate da aperitivo, nocciole piccanti speziate con paprika, curry e peperoncino, abbiamo realizzato dei biscotti salati, una linea di biscotti al burro, una linea di biscotti all'olio, che sono sempre biscotti salati che accompagnano aperitivi o da utilizzare come snack. Nell'impresa Antonella è seguita dalla figlia, con cui ha aperto un punto vendita dei prodotti dell'azienda di famiglia e un agribistrò. Un locale dove si potrà mangiare con, diciamo, un po' le modalità e il look alla francese. All'interno dell'agribistrò ci sarà il punto vendita dei nostri prodotti, perché l'idea è di far degustare i nostri prodotti e quindi poi di rendere possibile al cliente di acquistarli. Dai filari del Cesanese Nero dei Monti Reatini alla Biancolella delle isole di Ponza e Ventotene, i vigneti storici del Lazio, già tutelati dal testo unico del vino, stanno per ricevere un ulteriore riconoscimento del loro ruolo nella promozione territoriale e valorizzazione del paesaggio. Il ministro Teresa Bellanova ha infatti firmato, d'accordo con i ministri Franceschini e Costa, il decreto 6899 del 30 giugno 2020, che definisce i criteri attraverso i quali sarà possibile da parte delle regioni certificare lo status proprio delle vigne storiche ed eroiche. In particolare, per quanto riguarda quest'ultima categoria, serve almeno soddisfare uno dei seguenti requisiti: pendenza media del terreno superiore al 30%, altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare, la sistemazione di impianti viticoli su terrazze e gradoni, la presenza nelle piccole isole dove la superficie complessiva non superi i 250 km quadrati. Questi vigneti potranno beneficiare di interventi finalizzati al recupero, al ripristino, alla manutenzione e alla salvaguardia delle superfici. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.